nessuna trama, nessun complotto nei confronti di questo o di quel magistrato, come in maniera roboante titolavano i giornaloni del sistema il 29 maggio del 2019, accusandomi di tramare contro la magistratura. Oggi non sono io a dirlo, lo dice una sentenza del Tribunale di Perugia arrivata a distanza di 5 anni dei fatti. Chi mi conosce però lo ha sempre saputo. Penso che sia una giornata comunque importante oggi, perché nell'interesse dei cittadini italiani, ma soprattutto di tanti magistrati ancora oggi in servizio, è importante capire chi e perché quel 29 maggio del 2019 fornì delle intercettazioni segrete ai giornalisti di Repubblica e del Corriere della Sera per impedire che Marcello Viola potesse essere nominato procuratore della Repubblica di Roma e soprattutto per alterare l'equilibrato rapporto tra le correnti all'interno della magistratura. A Firenze c'è un'indagine su queste vicende e io mi renderò parte diligente fornendo tutto il mio apporto e tutto il mio contributo affinché appunto non rimanga nessuna ombra su questa vicenda, ma soprattutto per garantire ai cittadini italiani la vera libertà di informazione e di stampa. Oggi i lettori di Repubblica del Corriere della Sera non hanno la possibilità di conoscere e di apprendere quello che è accaduto ieri a Perugia. E allora io penso che la riforma della giustizia debba riguardare anche questo aspetto, cioè evitare che in Italia ci sia realmente una libera stampa e non un braccio armato in concomitanza con le indagini per eliminare questo o quel nemico politico, sovvertendo il voto che i cittadini democraticamente hanno espresso.